In occasione della reunion pubblicata da E! Entertainment qualche giorno fa, la lettura dell'intera sceneggiatura da parte dell'eccezionale cast del film, vorrei celebrare con voi 10 anni di un film che deve essere messo in evidenza, deve trovare un suo spazio all'interno del mio canale e ha bisogno di essere compreso e approfondito. Stiamo parlando del gigantesco Scott Pilgrim vs. The World, tratto dall'omonima graphic novel di Brian Lee O'Malley. E non dovrei neanche introdurlo a voi, perché questo viaggio dell'eroe all'interno della mente dello stesso è un'idea di base folgorante, un fiume in piena di creatività letteralmente sparata sullo schermo, senza soluzione di continuità. Quello che salta subito all'occhio è il ritmo impostato, il grande lavoro dietro alla conduzione e al regolamento stabilito nel quadro cinematografico. L'unica regola è che non ci sono regole, quando tutto ciò che riguarda il linguaggio videoludico deve invadere di prepotenza i pensieri e i ragionamenti di Michael Cera nei panni di Scott Pilgrim, un ragazzo volubile, instabile, incerto, il bassista della band Sex Bob-omb, perdutamente innamorato di Ramona Flowers, una nuova avventura nella terra misteriosa di Toronto, in Canada. Ma queste premesse non bastano, non può esserci solo una storia d'amore, non esiste una narrazione lineare che detta i tempi del film. La chiave di volta risiede nell'irruzione del digitale e dei beat in quasi ogni scena, dettagli di contorno che mano a mano prendono il sopravvento e ribaltano le convinzioni del protagonista, rivedendosi in ogni aspetto del suo carattere. Dal potere dell'amore al potere del rispetto per se stessi, l'analisi introspettiva viene rielaborata in corso d'opera, con fervida immaginazione votata allo spettacolo che va rafforzando i dialoghi e i tempi comici. La comicità gioca un ruolo fondamentale all'interno di Scott Pilgrim vs. The World. Non assistiamo solo a battuta d'effetto, ma ci si affida molto sul mostrato, su quello che ritengo sia la componente essenziale e vitale del film, il montaggio. Edgar Wright alla regia inquadra perfettamente i toni e dirige un cast superbo, ma la responsabilità per la riuscita del film ricade sui montatori Jonathan Amos e Paul Michaelis, due geni che ancora non hanno ricevuto abbastanza lodi, ma assecchiate proprio. Quasi ogni cambio di inquadratura, passaggi temporali e stacchi da un evento all'altro sono contornati da transizioni che sono proprie della graphic novel, rese al meglio su schermo. Onomatopee, didascalie su schermo nero o bianco, blackout improvvisi, lampi di luce e carrellate ben studiate. Per il mondo di Scott Pilgrim non esiste spazio per la contemplazione e la riflessione dilatata. Abbiamo lampi di genio continui che fungono da motore alle azioni di Scott nella battaglia contro i 7 membri della Lega dei Malvagi X. Ancora mi chiedo come siano riusciti dalla Universal a ricavarci soldi per un soggetto del genere. So che ve lo sarete domandati anche voi in tutti questi anni. Eppure in questo 10° anniversario il film sappiamo benissimo che ha ricevuto lo status di cult movie e per ragioni assolutamente valide. Un ragazzo che si confronta con gli ex della sua nuova fidanzata a colpi di arti marziali, inscenando veri e propri scontri da picchiaduro nei cabinati. A detta dei produttori, e citiamo testualmente, nei musical quando i personaggi devono esprimere emozioni molto forti iniziano a cantare e il mondo deve adeguarsi a queste nuove direttive, a queste dinamiche messe in scena. Invece in Scott Pilgrim, quando i personaggi iniziano a provare quelle stesse emozioni, combattono fino alla morte. Abbiamo raffigurato un genere tutto nostro, il fighticle, al posto del musical, e infatti le comparse seguono interessati i combattimenti, gli amici del protagonista tifano per lui e tutto scorre come se fosse parte di una routine già stabilita da tempo. Anche lo spettatore a sua volta deve adattarsi a nuove linee di dialogo che si evolvono in round da consumare. Ammetto che alla prima visione ero rimasto incredulo di fronte a questa scelta narrativa, vi giuro, e non mi capacitavo del fatto che erano riusciti a sfornare un'avventura realizzata in questo modo, con parentesi rivolte alle coreografie condotte da un attore come Michael Cera, impegnato a giocare a fare Bruce Lee con malvagi ex che lo vogliono morto. Nel 2010 era stata un'assoluta rivelazione, mai più riprodotta perché è molto difficile amalgamare così bene commedia, azione e musica, e con particolari visivi sempre freschi e contestualizzati.
Poi da qui, un po' per tutti, è nata la crush per Mary Elizabeth Winstead, Ramona Flowers. Abbiamo cominciato a notare l'attrice premio Oscar Brie Larson, ora Captain Marvel, ma qui nei panni della stronza Envy Adams della band Clash and Demonhead, e ancora Aubrey Plaza, Anna Kendrick, Alison Pill, Ellen Wong, e tra gli ex antagonisti Chris Evans, poi il Kal-El di Superman Returns, Brandon Routh e Jason Schwartzman, tutti attori che hanno trovato posto a Hollywood meritatamente, anche perché qui hanno contribuito a rendere scoppiettante ed estremamente dinamico il film più sottovalutato di Edgar Wright. Scott Pilgrim vs. The World rimane ancora oggi un film completamente folle, un titolo che è difficile da spiegare in poche parole ad uno spettatore occasionale. Un film videogame con livelli, ostacoli, un protagonista apparentemente imbranato che deve vivere due vite per riscoprirsi ed evolvere il suo rapporto col prossimo. Schizofrenico e inarrestabile, è un vulcano di idee ai limiti del delirio che non può non farsi amare. L'alba di una nuova era dell'intrattenimento che non deve essere accantonata, perciò ho voluto farci questo video sentito e ricolmo di affetto nei confronti di questa splendida creatura di Edgar Wright. Qui Antonio Cianci, il raccattafilm per voi con Scott Pilgrim ha finito. Fatemi sapere cosa ne pensate del film e se vi è piaciuto il video. Sotto nei commenti vi aspetto. Intanto vi mando un abbraccio, carissimi seguaci del Raccattafilm. Un saluto a tutti. Ciao, alla prossima!